Finito il nostro lavoro o qualsiasi progettino all'uncinetto, ci rimangono tante codine dietro al lavoro. E queste codine, per due motivi, uno estetico e uno di sicurezza, no, che non si disfi il lavoro, li dobbiamo mettere pian piano dentro. Questo è un lavoro un po', diciamo, noioso, però è molto molto importante. Perché se no uno, cioè, è brutto come lavoro, cioè davanti è bello e invece da dietro è tutto pieno di codine. Poi soprattutto quando si lavora con due colori è così. Perciò prendiamo prima l'anello, il cerchio iniziale. Lo prendo così. Lo tiro un po', prendo sempre un uncinetto di misura più piccola di quello con cui ho lavorato, quindi questo è da 3,5, non lo so se si vede, millimetri. Prendo la codina in mano sinistra, così, e mi infilo l'ago su due fili a caso proprio, cioè non ha nessuna, non importa dove, è importante di provare sempre a prendere due fili. Prendo la codina con la mano sinistra, la tengo per bene e con la mano destra, con l'uncinetto, vengo, lo porto sotto così da formare, eccolo qua, un anello. Prendo di nuovo la codina e provo di fare un nodino. Ecco, lo tiro bene ed abbiamo un bel nodino da assicurare il nostro lavoro. Di nuovo prendo due, mi infilo con l'uncinetto, ecco, due, prendo di nuovo la codina e me la tiro dentro. Vedete? Così alla fine vedrete che è tutto messo per bene e non si vedrà nulla. Prendiamo di nuovo due fili e proviamo a tirare dentro la nostra codina. Ancora due, eccoli qua, e la tiriamo di nuovo dentro. E sempre così. Ecco. Allora, come dicevo, è una parte un po' noiosa, però molto molto importante. Adesso la codina è rimasta, la taglio. Ecco, così da proprio rimanere, far rimanere pulito anche indietro il nostro lavoro. Vedete? È perfetto adesso. Passo ad un'altra codina. Eccola qua. E di nuovo, allora, quando ci sono due colori, vi voglio dire che la codina verde la mettiamo sotto nel verde e quella viola sotto nel viola. Perché se no si potrebbe vedere davanti. Perciò vengo qua, provo di nuovo a aggrappare due fili, tiro dentro con l'uncinetto facendo un anello, poi prendo di nuovo il filo e lo tiro dentro nel mio anello e con la mano adesso faccio il mio nodino. Così da non danneggiare i punti che li ho fatti. Faccio di nuovo la stessa manovra. Essendo più lungo il filo, posso permettermi di creare due nodini. Quindi ho fatto l'anellino, adesso prendo la codina, sempre con l'uncinetto, e la tiro dentro nell'anellino, stringendo per bene,
con cura, ecco, posso andare avanti così. Quindi prendo due, ecco, mi infilo così con calma. Cioè, è un lavoro, ecco, ho ottenuto il mio anellino, prendo la codina e la tiro tramite l'anellino. Poi tiro la codina pian pianino da formare, ecco, un altro nodo. Voglio farvi vedere che qua davanti non si vede niente, è tutto perfetto. Perciò non vi preoccupate, non danneggia il nostro lavoro. Cioè, andate con calma, con cura. E adesso mi sa che qua devo prendere solo un filo, però lo tiro così. Poi dopo ne vado a prendere un altro qua sotto e lo infilo di nuovo così. Ecco. Adesso ne troviamo un altro, ecco così, e lo infiliamo anche qua, tiriamo fuori e, come vi dicevo, così via. Un altro filo. Cioè, quando fate i nodi prendete due fili, quando proprio lo tirate così potete prendere anche un filo, però con cura da non stringere o da non danneggiare il vostro lavoro. Ecco, lo prendo così. Adesso mi sembra che sia già abbastanza sicuro che non si possa sfilare e taglio la rimanente codina. E così via via metto tutte le codine. Questa che è l'ultima, eccola, questa. Voglio fare vedere anche questa, perché queste altre si va sempre così: verde sul verde, viola sul viola. Questo mi infilo davanti, davanti così. Mi infilo, lo prendo indietro, guardate, così. Poi dopo di nuovo mi infilo nel punto. Lo prendo e l'ho tirato dentro, cioè dentro, indietro. Qua ho preso due punti, faccio l'anello, e provo a fare pian pianino il mio primo nodo di sicurezza. E così via, con tutti.